nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che ho deciso di chiamare Van Gogh. Questo perché il filato che ho utilizzato è il fantastico filato in microfibra della Mistrico Filati linea Van Gogh Batik. Il colore che ho scelto io è questo colore numero 12. Mi piace tantissimo perché ha questo verde e sapete che il verde ultimamente è il mio colore preferito, quindi ho deciso di optare per questo colore, ma sul sito trovate veramente tantissimi colori, uno più bello dell'altro. Io sono innamorata del numero 17, del numero 01, dello 20, ma anche di questi qua. Guardate qui che meraviglia! Questo poi è spettacolare perché ha tutte queste colorazioni. Oppure abbiamo questo che è appunto il colore 20, o anche questo. Guardate qui che meraviglia! Sono uno più bello dell'altro. Li trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. Attualmente penso che tre colori siano finiti, ma è possibile preordinarli e verranno spediti da venerdì, perché mi dovrebbero arrivare appunto tra oggi e venerdì. Quindi poi partono la spedizione. Per quanto riguarda il quantitativo, vi dico già che io per realizzare questo pull, che comunque come potete vedere mi va a largo, ho utilizzato tre gomitoli, dell'ultimo comunque me ne è avanzato. Ora, per quanto riguarda taglia M, vi consiglio comunque quattro gomitoli in modo da averla bella larga. Se invece la volete un po' più stretta, tre gomitoli bastano. Per una taglia L, quattro gomitoli, cinque se la volete fare ancora un po' più larga. Per quanto riguarda l'uncinetto, ho lavorato sempre esclusivamente con l'uncinetto del numero 4,5. In descrizione, sempre link al mio sito Filati Elsa, dove appunto potete acquistare questo fantastico filato in microfibra. Per quanto riguarda la lavorazione, posso assicurarvi che è semplicissima, perché ne sono 6 giri che vanno sempre ripetuti, e io ho optato per questo motivo semiforato perché comunque ha le parti piene, ha queste parti forate che sembrano dei fiorellini, e mi piace proprio per abbinarlo. Guardate che meraviglia questo punto. Per quanto riguarda le maniche, stessa cosa, sono sempre 6 giri che vanno lavorati in tondo, quindi una lavorazione semplicissima per un pull che possiamo mettere tutti i giorni. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Vi ricordo come sempre che è attivo fino al 30 novembre il codice Black Friday sul mio sito, che vi permette di ottenere un 10% di sconto a partire da una spesa minima di 50 euro. Come sempre, se decidete poi di fare questa creazione, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il fantastico filato in microfibra della Mistrico Filati linea Van Gogh Batik. Il colore che ho scelto io è questo, che è il codice 12. Sapete che ultimamente sono fissata con il verde, quindi ho deciso di fare il pullover per tutti i giorni usando questo colore. Ma qui vedete anche altri colori disponibili sul sito, ce ne sono veramente tanti, uno più bello dell'altro. Per quanto riguarda la lavorazione, lavoreremo in tondo partendo da sotto. Qui ho un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Io, per la mia maglia, lavorando con un 104,5, ho montato 126 catenelle. Ora, la 126 catenelle mi permettono poi di avere una larghezza di circa 84 centimetri, scusatemi, 85 centimetri. Quelle taglie più grandi, come sempre, misuratevi i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più largo e fate almeno 4-5 centimetri in più. Questo per averlo largo, altrimenti andate a fare normalmente la lavorazione, quindi avere una maglia più aderente. Io ho deciso di farla più morbida e quindi ho aumentato un po' rispetto al solito. Quindi direi, per una taglia M, invece di montare solo due motivi, montatene anche 3 o 4 in più rispetto a me. Taglia L, anche 6, 7, XL, 8 o 9, a seconda appunto se volete la maglia aderente o larga. Detto ciò, iniziamo. I giri da fare saranno 6, però in realtà gli ultimi 3 si ripetono, quindi andiamo a fare subito il nostro primo giro. E realizziamo 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Andiamo nella catenella successiva e facciamo un'altra maglia. Catenella successiva, un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle e vado a fare 6 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, si saltano 2 catenelle di base e di nuovo andiamo a fare le nostre 6 maglie alte. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, si saltano 2 catenelle di base e si vanno a fare le 6 maglie alte. Continuiamo a fare questo per tutto il nostro primo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Sto per terminare il primo giro, vado a fare 3 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare le ultime 3 maglie alte. 1, 2 e 3, in quanto noi all'inizio abbiamo fatto 3 maglie alte, quindi ci troviamo con un totale di 6 maglie alte. Secondo giro, andiamo a fare sempre le 3 catenelle, una maglia alta sopra l'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, salto la prima delle mie 6 maglie alte e vado a fare una maglia alta. Devo fare un totale di 4 maglie alte, una in ogni catenella, o una in ogni maglia alta. Una l'abbiamo già fatta, 2, 3 e 4. E quindi si ricomincia. 2 catenelle, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto, maglia bassa. 2 catenelle, salto la prima maglia alta, ne vado a fare 4. 1, 2, 3, 4. E si ricomincia. 2 catenelle, salto la maglia alta, vado nell'archetto, maglia bassa. 2 catenelle, salto la maglia alta e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e continuo così per tutto il mio secondo giro. Per terminare, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, salto la prima delle ultime maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una e due. Ho terminato così anche il secondo giro e vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Terzo giro, sempre 3 catenelle che sono sulla prima maglia alta, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, restando il più possibile vicino alla maglia alta del giro precedente. 2 catenelle, vado direttamente nell'altro archetto, vado più vicino possibile dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3 e 4. E si ricomincia da capo. Vedete, facendo così adesso io dovrò rientrare nell'archetto e fare una maglia alta. Sono tornata ad avere 6 maglie alte. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, vado a fare la maglia alta più vicino possibile alla maglia alta del giro precedente. E poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e quattro. Una maglia alta nell'archetto, 2 catenelle, archetto successivo, maglia alta il più vicino non possibile alla maglia alta del giro precedente. E si ricomincia, maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, 4, maglia alta il più possibile, più vicino possibile nell'archetto, 2 catenelle e ricominciamo. E andiamo a fare questo per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto giro. Sto terminando il terzo giro, vado sempre a fare la maglia alta nell'archetto. E poi 2 maglie alte, una sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Chiudiamo sempre il giro con una maglia bassissima e possiamo andare a fare il nostro quarto giro. Questo giro che andremo a fare, poi gli altri due sono uguali, quindi andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte,
due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, due. Se volete potete entrare direttamente nelle catenelle, io preferisco non entrare. E si ricomincia. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, due maglie nell'archetto. Una, due. E si ricomincia. Maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due. Quindi come vedete, noi adesso abbiamo di nuovo un multiplo di 8 maglie alte come erano le catenelle iniziali, solo che la lavorazione sarà un po' più larga rispetto alle catenelle iniziali, proprio perché le stiamo lavorando. Entro nell'archetto, 2 maglie alte, una, due. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare anche il quarto giro e come iniziare poi il quinto. Sto per terminare il quarto giro, vado a fare l'ultima maglia alta, chiudo entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Quinto e sesto giro, dobbiamo andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 catenelle e andiamo a fare maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi il quinto e il sesto giro sono una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io adesso le andrò a fare e poi vi faccio rivedere come andare a fare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, che prima avevamo le catenelle, qui invece abbiamo le maglie alte. Quindi continuo a lavorare, farò il quinto e il sesto giro e poi vi faccio vedere appunto come riandare a fare il primo giro. Allora, io ho terminato tutti i 6 giri. Come potete vedere, qui abbiamo i nostri fiorellini e qui abbiamo le nostre gru, il nostro striscia di maglie chiuse. Fatti i 6 giri, bisogna ricominciare dal primo e, come vi ho detto, ve lo faccio rivedere visto che abbiamo una base diversa. Vedete l'effetto che fa? Si vede anche qui, non avendo fatto le catenelle con con un uncinetto più piccolo, qui stringe e, come avrete visto nella ripresa iniziale, la maglia sotto ha questa sorta di bombatura che mi piace tantissimo per le maglie un po' più larghe. Quindi andiamo a lavorare. Se volete non fare quell'effetto, l'importante è fare le catenelle più larghe. Penso di averlo dimenticato, di averlo detto all'inizio, ve lo sto dicendo adesso, scusate. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, un'altra maglia alta nella maglia alta successive, una terza maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 catenelle e 2 maglie alte e andiamo a fare il nostro gruppo di 6 maglie alte. Quindi per tutto il giro andrà ripetute le 3 catenelle, il saltare le 2 maglie alte di base e andare a fare 6 maglie alte, 4, 5 e 6. Di nuovo 3 catenelle e poi di nuovo andiamo a fare le nostre 6 maglie alte saltando le 2 di base. Come potete vedere, i fiori verranno uno sopra l'altro in modo appunto da averlo diritto. Detto ciò, io adesso torno a lavorare alla mia creazione, vi dirò quante volte ho ripetuto i 6 giri per andare a mettere i marcapunti e per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto i 6 giri per 6 volte, quindi dal basso fino all'alto ho ripetuto i nostri 6 giri per 6 volte e per me come lunghezza per arrivare fino agli scalfi va più che bene. A questo punto dobbiamo dividere la parte dietro dalla parte avanti. Io sono andata a contare i miei fiori, ne ho un totale di 16, quindi ne ho messi 8 avanti e 8 dietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari va sempre sul davanti, quindi se invece di 16 ne avete 17 ne mettete 9 avanti e 8 dietro. Per poter mettere i marcapunti, io sono andata a metterlo in corrispondenza, vedete qui nel mio ultimo fiore, dopo 3 maglie alte, vedete, cioè scusate, contando 3 maglie alte, qui c'è il foro, 1, 2, 3, sono salite, dopo la terza ho messo il mio marcapunti, perché così, come potete vedere, anche dalla parte avanti, dalla parte dietro, io ho 1, 2, 3, salgo e ho il marcapunti. Stessa cosa quindi da quest'altra parte. Ho qui le 3 maglie alte, 1, 2, 3, in corrispondenza qui dove inizio e finisco il giro ho messo i miei marcapunti anche da questa parte, quindi ne ho 3 maglie alte, 1, 2, 3 e quindi mi trovo qui con 3. A questo punto lavoreremo sempre con uncinetto numero 4 e mezzo e sempre lo stesso motivo, però in giri di andata e ritorno. Non cambia nulla se non inizio quello alla fine, ma in realtà sono molto semplici. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro. E io vado sempre a realizzare le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta,
altre due maglie alte e poi lavoro come ho sempre lavorato, quindi vado a fare le mie 3 catenelle, salto 2 maglie alte di base, vado a fare poi le mie 6 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare a fare poi il secondo giro. Sto arrivando alla fine del primo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto le ultime 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 e come potete vedere mi trovo dove ho il mio marcapunti, quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, 2 catenelle, entro nell'archetto, maglia bassa. 2 catenelle, salto la prima delle mie 6 maglie alte e vado a fare la prima delle mie 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e poi di nuovo 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, 4 maglie alte saltando la prima e l'ultima delle nostre 6 maglie alte del giro precedente. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine anche del secondo giro e poi andiamo a fare il nostro terzo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, salto la prima delle mie 3 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ci giriamo con la lavorazione, terzo giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, si salta, si va nell'archetto successivo e si fa la prima delle nostre maglie alte, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 4 maglie alte e una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, si ricomincia, quindi siamo tornati ad avere 6 maglie alte. Andiamo a fare questo per tutto il nostro terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò vedere come andare a fare il quarto giro e poi quinto e sesto, sappiamo che sono una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi senza che ve lo mostrerò, comunque questi sono i nostri 6 giri da rifare anche per la parte della superiore della maglia. Io poi vi dirò quante volte sono andata a fare questi 6 giri per arrivare agli scalfi, penso che ne dovrò fare 12, quindi di ripetere soltanto i due volte i 6 giri, però naturalmente poi vi darò conferma e poi una volta fatto ciò andremo a vedere a come fare per realizzare le maniche. Sto terminando anche il terzo giro, quindi ho fatto le 2 catenelle, vado nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quarto giro, ci giriamo con la lavorazione, sempre 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. E andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle fino ad arrivare alla fine e anche in quel caso qui sempre 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi 2 giri di maglie alte. Quindi questi sono i giri da fare per poter lavorare la parte alta della maglia. Noi ci vediamo dopo quando avrò finito di fare sia la parte avanti che la parte dietro per poi cucire e vedere appunto come andare a fare le maniche. Allora, ho finito di fare sia la parte avanti che la parte dietro e ho iniziato a fare anche la manica per rendermi conto di quanti motivi devo mettere per fare appunto la mia manica. Allora, partiamo che per fare la parte avanti e la parte dietro io ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi ho fatto un totale di 12 giri. Mi raccomando, per la taglia M, secondo me dovete fare almeno 2 motivi e mezzo, quindi 2 motivi e poi 3 giri. Magari fate 4 in modo tale da finire con il giro di maglie alte, però anche se finite con il terzo giro va benissimo, l'importante è che abbiate lo scalfo che vi serve. Taglia L, secondo me dovete ripetere i 2 motivi e il motivo per 3 volte. Una volta fatto ciò sono andata a cucire e ho cucito per circa 10 cm sia a destra che a sinistra in modo da lasciare il collo largo. A questo punto, come vi ho detto, sono andata a lavorare
la parte della manica, però come potete vedere ho iniziato a lavorare in tondo partendo non dal primo giro, quindi da quello con le 6 maglie alte, le 3 catenelle, ma dai giri di maglie alte. Questo perché altrimenti poi il fiore mi veniva troppo attaccato a questi qua del bordo, quindi ho preferito staccare, quindi ho invertito. Adesso andremo a fare i primi 3 giri di maglie alte e poi 3 giri appunto del nostro fiorellino. Come vi dicevo, io qui ho fatto un totale di 5 fiori, quindi ho montato per tutto il mio scalfo 40 maglie alte, che sono quindi multiplo di 8. Infatti poi se fate 8 per 5 mi vengono appunto 40 maglie, sono i 5 fori che io, i fiorellini che io sono andata a fare intorno in tondo. Ora, per una taglia M, una taglia L, io vi direi per una taglia M che vi serviranno almeno 6 fiori, 7 invece per una taglia L. La manica verrà un po' larga, se la volete più corta, più stretta, l'importante è che magari dopo andate a lavorare con un uncinetto più piccolo, quindi invece del 4 e mezzo potete lavorare con il numero 4. Quindi adesso io vi faccio vedere solamente qui come sono andata ad avviare appunto il primo giro, che è quello di tutte maglie alte. Ricordatevi, dovete trovarvi con un multiplo di 8, quindi andate a fare le 8 maglie, contate 8 per un totale di 40. Naturalmente, quando poi inizierete a fare il quarto giro, che è il primo giro per fare appunto il nostro fiore, dovrete fare come abbiamo fatto all'inizio, 3 maglie alte, poi subito le 3 catenelle e terminare con le 3 maglie alte, appunto come abbiamo lavorato sempre con la parte del corpo della maglia. Quindi io mi aggancio sotto qui e vado, come vi ho detto, sono presa troppo filo, a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi un totale appunto di 40 maglie alte, multiplo di 8. Per le taglie più grandi, come vi ho detto, dovete andare a lavorare almeno un motivo in più per una taglia M, 2 motivi per una taglia L. L'importante è che contiate bene, che vi ritroviate con un multiplo di 8. Io non so ancora quanti giri farò, qui ho finito il gomitolo, ma devo continuare a lavorare. Naturalmente, finita la manica, io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 6 giri, perché sono sempre 6 giri. E vedremo poi se fare qualcosa anche intorno al collo, lasciarlo in questa maniera. Ho terminato la mia manica, alla fine ho ripetuto il motivo per 6 volte e andando poi a terminare sempre con i 3 giri di maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte il motivo, terminando con il gruppo di con i 3 giri di maglie alte. Ho fatto la stessa cosa anche per l'altra manica. Ho deciso di non fare lo scollo, perché di non fare nulla nello scollo, perché mi piace il fatto che sia venuto un po' largo, quindi anche questa creazione è terminata.